È il bel film di Edoardo De Angelis, Il vizio della speranza, a vincere il premio del pubblico alla Festa di Roma. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi a TG 2000, una storia potente ed emozionante, quella di una donna che nel degrado della comunità di Castel Volturno non rinuncia al figlio che porta in grembo. E anche se qualcuno ha storto il naso, il pubblico della festa ha apprezzato. Ma oggi è il giorno di Paolo Virzì che con Notti Magiche, il titolo è tutto un programma, ci riporta non solo al tifo calcistico, ma anche ci racconta la storia di tre giovanissimi, un po' come lui, gioca a riconoscere volti famosi del cinema di ieri e praticamente infinito, che arrivano a Roma con il sogno del cinema. In una trama tra giallo e mistero, solo una parte delle loro ambizioni troverà il modo di realizzarsi. È un film molto personale, quindi mi rendo conto di averci messo dentro cose che mi stanno molto a cuore a me. Però allo stesso tempo è anche un film sulle illusioni della gioventù e su quella fervore che è avere 20 anni, avere dei sogni, avere dei miti. È scritto un copione che è una favola, una bomba. Nel cast pieno di rimandi a registi e sceneggiatori dell'epoca spicca un istrionico Giancarlo Giannini che ricorda tanto un noto produttore, mentre Marina Rocco è la sua fidanzata. È Cecchigori in questo film? Assolutamente no. No, chi è? Non è Cecchigori, è anche parte di Cecchigori, sono pezzetti di tanti produttori. Ce n'è uno in particolare che io conosco, che non dico. Lo devi dire. Faccio l'attore per quello, racconto bugie.